Stavo aspettando il mio parrucchiere personale questa sera che non è venuto. Non le chiami. Oh, almeno che le vedi. Sì. Gianni, stavo pensando dove andare quest'estate in vacanza. Io non sapevo. Niente in mente. No. Niente. Io non lo so, cioè, per la quarta volta in pizza non so se è il caso. No, basta con i pizza, dai. Credo di rimetterci la vita questa volta. Perché? Perché sai com'è pizza, se ci sei stato. Ma sì, in Ibiza è una bella esperienza, se fatto con le persone giuste è una bellissima esperienza. Sono stata 3 anni con le mie amiche, mi sono divertita da paura. L'ultimo anno con il mio ragazzo una palla. Ok. Perché la mattina all'after, allo spell, lo perdevo sempre. Sì. Rimanevo io là come una deficiente che ballavo. E lui? E lui non so che fine faceva, ma lo trovavo in hotel alle 2 del giorno. Che palle questo telefono. Sempre con questi spasimanti. Ah, non rispondo. Che mi presenti un questo amico carino? Che ti presenti? Amiche, ma che amici che hai di noi? Mi rubi tutti i bei ragazzi. Ma andiamo a ballare. Ma zitta, dai, non ti dovrei stupidare. Eh sì, il più bello è a te. A me mi lasci avanti. No. Dai, Leonardo, cosa ci fai lì? Vieni a sederti tra di noi. Sto cercando di scrivere un romanzo, però mi manca un po' l'ispirazione, allora sto leggendo un po' qualche... Sto leggendo Flaubert, non so se lo conosci. Flaubert? Sì, quello che ha scritto Madame Bovary. Sto leggendo L'educazione sentimentale. Parla di questo Friedrich che insomma sta cercando di trovare la sua strada nella vita. Insomma, lui si iscrive all'università ma non riesce ad ottenere quello che desidera veramente. Allora finisce con l'impelagarsi in certi intrighi. Sapete come funzionavano i romanzi a quell'epoca? Scrivevano un po' tutte cose del genere. Però leggo anche molto Lovecraft, non so se conoscete Lovecraft. Sì, ah. Sì. Dove che suonavano stasera? No, effettivamente è morto un po' di anni fa. Era uno scrittore di storie dell'orrore. Praticamente ha inventato il mito di Cthulhu. Non so se l'avete mai sentito. Sì, sentito dire. Sì. E lui mi ispira molto, devo dire. Abbastanza. È finita, non ce la faccio più, è finita.